c'è una sentenza, però, no, su questo. No, su questo mi perdoni, c'è una sentenza, e non, beh, è però... e non è possibile, perché su questa sentenza, dove quale abbiamo dato una sentenza su, penale su questo, dove sono stati giustificati immobili per immobili. Quante case ha la famiglia di Pietro? Diciamo subito che i Di Pietro hanno la passione per il mattone, ma che non hanno 50 e passa case. In tutto, ad oggi, ne hanno 10 più la masseria Montenero di Bisaccia, ereditata e messa a reddito dal leader IDV. Bergamo e Curno, paese della moglie che lì ha altre proprietà, più le tre case dei figli e la metà di un appartamento a Bruxelles che dagli atti alla Camera non risulta venduto. Poi c'è la Antocri, società di Di Pietro Antonio, che ad oggi ha due grossi immobili, uno a Milano e uno a Roma. Nella capitale, però, gli acquisti di Di Pietro sono stati due e per motivi diversi fanno discutere. Questo è il grosso appartamento di via Principe Eugenio, zona Termini, acquistato nel 2005 dalla Antocri per 1.045.000 euro e stato rivenduto per 1.115.000 nel 2007. Ecco, c'è ancora scritto Italia dei Valori, eccolo qui. È staccata la corrente. L'ex sede è al quinto piano e ad oggi è disabitata. Ma per due anni il mutuo chi l'ha pagato? Sentite il botta e risposta con l'ex vicepresidente ed ex amico Elio Veltri, che fa riferimento nel modus operandi anche ad altre sedi del partito sparse in Italia. Chiederei perché ha affittato le case che ha comprato come socio unico dell'Andocri al partito, facendosi dare i soldi con i quali ha pagato, è sempre lui, i mutui. Se dovesse tornare indietro, invece di fare cornuto e mazziato, cioè darla a meno di quello che valeva l'affitto al partito, avesse affittato a un altro, al doppio, meglio io. Il partito, da quando sono andato via a Roma, da dove ce l'avevo in affitto, sono andato lì in via Fava di Bruno, pago 15 volte di più, cornuto e mazziato. Quindi in via Fava di Bruno non esiste una sede... si è sbagliato lui in trasmissione. Qui c'è solo la sede legale. La sede del partito adesso è questa, in pieno centro storico. Io vorrei i due canoni, cioè quanto il partito pagava per casa sua e quanto invece il partito paga adesso in via Santa Maria in via. L'altro importante appartamento romano dove oggi Di Pietro ancora abita è questo di via Merulana, acquistato nel 2001 per 800 milioni delle vecchie lire. Ma è stata sempre una privata abitazione o all'inizio era anche una sorta di sede del partito dove si svolgeva attività politica e dunque le ristrutturazioni da chi dovevano essere pagate? Da Di Pietro o dal partito? Un altro zapping per il botta e risposta. Quando io vado a casa di Antonio perché avevo la chiave di Antonio, ecco qui la fiducia, la chiave di casa sua, e trovo una fattura intestata Italia dei Valori per i lavori di ristrutturazione della casa di Antonio. Il partito padronale purtroppo nasce con questo handicap, difetto, che però è una cosa, diciamo così, non trasparente. Cioè vale a dire che fai tutto dentro casa tua e facendo tutto dentro casa tua alla fine si mischiano le due cose. Sono stati utilizzati per fare anche lì attività di partito. Ce le mettevo io e nessuno mi pagava. Ma ecco cosa dicono i vicini dell'ex PM, che non ha 50 e passa case, per carità, ma che sulla ristrutturazione di via Merulana rischia un pasticciaccio brutto. Ma c'è un portiere? C'è un portiere? No, non c'è. Questo è il condominio povero, guardate. Ma che ti vedete? Insomma, un condominio povero in centro. Guardi che palazzo che ci abbiamo. È bello. Eh sì, pensate a un condominio povero. Soltanto capire dai vicini, perché sono gli unici che possono saperlo. Se c'è mai stata la sede del partito. Ma lui ha già risposto che c'era la sede del partito. Se gli ha risposto lui, che non mi sa. Sapere se è vero da voi che abitate qui. Abita però, non la sede. No, abita lui. Abita, solo perché lo vengono a prendere con la scorta. Ma prima faceva attività politica qua, dice, volevano sapere se voi... Ma non so, io sono qui da 8 anni e so sempre che ha abitato qui. Come casa, diciamo. Come casa, sì. Ma lei sa se qui ci abita solamente o se faceva prima attività politica? Non lo sa. Qui che io sappia. Grazie.